devierò un pochino quelli che sono gli argomenti della mattina verso l'immobiliare, occupandosi per Elios SGR di costituzione di fondi comuni di investimento immobiliari. Una piccolissima introduzione sul gruppo Prelios, forse qualcuno lo conosce, ma concedetemela perché il gruppo Prelios ha intrapreso nei mesi scorsi un profondo rinnovamento, un rinnovamento legato e in qualche modo guidato anche dal claim che vedete in cima alla mail, cioè di ruotare tutto intorno alla soddisfazione degli investitori. È un gruppo che si occupa di immobiliare a 360 gradi, quindi non solo la SGR, ma anche i servizi immobiliari, property, facility agency e non performing loans, sia in Italia che all'estero, gestendo complessivamente poco meno di 10 miliardi di massa in gestione. Rinnovamento non solo legato al nuovo management, io sono un esempio vivente da questo punto di vista, ma anche alla spinta forte che c'è stata nei recenti mesi per effetto dell'aumento di capitale da parte dei nostri azionisti, che sono le principali banche italiane, nonché grossi investitori industriali italiani. In particolare io mi occupo dell'SGR che si occupa della promozione e gestione di fondi comuni investimento e attraverso questi 23 fondi immobiliari di cui tu hai quotati che la SGR gestisce, effettuiamo questa attività per conto dei principali investitori istituzionali italiani e non solo, fra cui anche molte enti e casse di previdenza, quindi molto nel settore di tipo previdenziale. Venendo al cuore della mia brevissima presentazione, negli ultimi anni il Fondo Comune di Investimento Immobiliare è sempre stato visto, è sempre stato utilizzato come uno strumento attraverso cui investire in immobili, prevalentemente a uso ufficio, locati per garantire all'investitore sostanzialmente un buon rendimento da locazione nel lungo termine, con un profilo di rischio generalmente medio-basso e flussi di cassa stabili e regolari. Questo è stato fatto in tanti anni e continua ad essere fatto attraverso i fondi d'apporto pubblico, attraverso fondi fatti da enti previdenziali, fondi pensione, devo dire anche con ottimi risultati, e questa è probabilmente la ragione per cui continuano ad essere effettuati fondi di questo tipo. Accanto a questi, che posso definire fondi di tipo tradizionale, stanno però prendendo sempre più piede fondi che posso definire come fondi alternativi, che sono fondi che investono in settori specifici, come ad esempio le infrastrutture o energie rinnovabili, o per il rilancio di alcuni settori specifici, come il settore alberghiero, ma sono fondi anche che possono essere a supporto del cosiddetto welfare integrativo, cioè fondi che sostanzialmente permettono all'investitore o al partner dell'iniziativa di avere un ritorno non soltanto di tipo economico, ma anche di tipo etico o sociale. E sono questi, ad esempio, fondi di senior housing, fondi destinati a residenze sanitarie assistenziali per studenti o di social housing, cioè fondi sostanzialmente che garantiscono all'investitore, oltre a un ritorno economico, anche dei servizi a favore degli iscritti o associati, quindi nella fattispecie residenze specifiche per alcuni segmenti. Per essere ancora più specifico, vado nel concreto con un case study di un esempio pratico su cui Prelios è impegnato in questo momento, che prevede la realizzazione di una nuova centralità urbana in un quartiere di Milano attraverso la riqualificazione, la rigenerazione e il riutilizzo dei fabbricati esistenti oggi. Questo con l'obiettivo di costruire una nuova centralità urbana e con l'obiettivo di fornire appunto dei servizi e delle risposte adeguate a quelle che possono essere delle esigenze sociali, quindi per segmenti specifici di, chiamiamola clientela in questo caso. Andando ancora più nel particolare, un esempio pratico di questo tipo sono le cosiddette residenze per anziani, che sono un esempio già sviluppato in molti paesi europei, in particolare in Gran Bretagna
in Francia, cioè di costruzione di case per soddisfare le esigenze specifiche degli anziani, quindi non la villa degli Ulivi che si trova in campagna, ma residenze costruite all'interno di un tessuto urbano ben collegato e in prossimità di servizi che hanno delle caratteristiche adatte e costruite ad hoc sulle specifiche esigenze degli anziani, quindi ampie cantine, delle aree di svago comune, lavanderie comuni, convenzioni con ambulanze piuttosto che con fornitori di pulizie o di ristorazione. L'obiettivo quindi, per concludere, è quello di fornire un servizio integrato, quindi non soltanto di soddisfare l'esigenza abitativa, ma di garantire poi servizi alla persona e di migliorare la qualità della vita. Stamattina io ho sentito molte volte associato il termine longevità al termine rischio. Io, perdonatemi la superficialità, la vedo una buona notizia, viviamo forse un po' di più. È importante però ovviamente puntare anche su quella che è la qualità della vita, quindi da questo punto di vista, non avendo ovviamente, non dico l'ambizione, ma insomma la presunzione di poter risolvere tutti i problemi, sicuramente lo strumento fondo immobiliare è uno strumento che può essere utilizzato per dare un contributo a tal fine. Grazie mille.